Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa edizione del Radio Giornale. Boris Johnson positivo al coronavirus, lo si apprende da fonti istituzionali britanniche. Il Premier si trova in autoisolamento e presenta sintomi lievi. Continuerò a guidare il paese, è stato il primo commento ufficiale. Gli Stati Uniti d'America sono il primo paese al mondo per contagiati di Covid-19. 85.000 i casi accertati, più di 1.000 i morti. New York, la città più colpita. Il sindaco Bill de Blasio ha confermato almeno 365 decessi e 23.000 casi. Su Twitter ha detto: "I prossimi mesi saranno dolorosi e stressanti per il nostro sistema sanitario, come mai prima d'ora". In Italia la curva dei contagi sembra attenuarsi, lo dice l'Istituto Superiore di Sanità. 80.000 le persone contagiate, 10.000 i guariti, 8.000 i deceduti. La Lombardia rimane la regione più colpita, con 34.000 casi. Situazione apparentemente stazionaria in Campania, con 1.300 positivi al coronavirus. Questa edizione del Radio Giornale abbandona momentaneamente il filone classico della cronaca per concentrarsi sulle riflessioni della redazione. I dati sono reperibili ovunque e ormai caratterizzano le nostre giornate inserite in uno stile di vita inusuale. Sono numerosi i dibattiti, gli slogan e le frasi effetto che stanno caratterizzando questa emergenza, un capitolo della società moderna che vedrà il mondo cambiare volto. Un punto lo pone il vice direttore del Corriere della Sera, Beppe Savernini, che dice: "Dobbiamo impedire che l'ansia diventi rabbia". L'Italia è letteralmente in pausa, si è fermato quasi tutto, le conseguenze saranno visibili solo nei prossimi mesi. A colpi di decreti e rimproveri alla cittadinanza, gli italiani sono stati messi in ferie forzate. C'è chi sta finendo i soldi, chi non può aspettare gli interventi del governo, chi non ha più di un computer a casa per far studiare i figli e chi deve lasciare un parente in solitudine presso un ospedale mentre affronta una bestia sconosciuta. I più sfortunati non possono dare l'ultimo saluto a un proprio caro, nemmeno assicurargli la vestizione e un funerale. Una parte della televisione si è ormai convertita alle lacrime, con interviste forzate al personale medico e una forte concentrazione su tutto quello che c'è di negativo. Poche le notizie costruttive per bilanciare il racconto. La comunicazione istituzionale è diventata oggetto di scherno da parte dei media internazionali. Il risultato di tutto ciò è che i cittadini, ormai costretti da cause di forza maggiore a sperare, hanno l'ansia. La provano da mattino a sera. Ci vanno a pranzo, la scaricano su moglie, mariti e figli. Non la si deve esorcizzare con una passeggiata, è vietato. Facile dire godetevi la vostra casa se si parla da una villa con piscina. Casi di violenza domestica sono celati da un'apparente ventata di ottimismo e lo slogan ce la faremo. Il coronavirus sta dando ancora di più a chi aveva tanto e togliendo tutto a chi aveva poco. Ecco che quando il contesto vibra delusione e paura, l'ansia prende forza e può diventare rabbia. Il passo successivo è la cecità, che brucia ogni briciolo di buon sentimento e fa spazio alla violenza. Severini ha ragione, il pericolo in agguato è proprio la rabbia. Ora passiamo alle riflessioni dei corrispondenti. Maria Luisa Rescigno riprende Severini e ragiona sul ruolo della stampa in tempi di emergenza. Ascoltiamo. Restare chiusi a lungo nello stesso posto, sotto un bombardamento continuo di aggiornamenti che assomigliano sempre di più a bollettini di guerra, espone ad uno stress a cui nessuno che abbia dovuto rivedere completamente la propria routine era preparato. Tenersi informati è un dovere civico, ma che fare quando le notizie continue diventano fonte di paura? Al di là dei consigli su non controllare ossessivamente le testate web se non è necessario, c'è un elemento di cui ci si è riempiti la bocca sinora, ma che non è stato realmente utilizzato: l'empatia. Scrive Beppe Severgnini che abbiamo bisogno di giornalismo empatico, che i dati sono importanti, ma che l'utenza ha bisogno di essere rassicurata. In questi giorni la stampa è chiamata ad essere più rapida e battagliera che mai nell'arginare l'ondata di terrore che travolge il web. Risale ad appena 2 giorni fa il ripescaggio di un servizio di TGR Leonardo di novembre 2015 riguardante la creazione in un laboratorio cinese di un virus polmonare. Naturalmente è tornata in auge la teoria del complotto dell'arma biochimica progettata a Wuhan, ma le principali testate italiane sono intervenute tempestivamente, armate di letteratura scientifica internazionale e di conferme di virologi, ad attestare che il Covid-19 è una malattia esistente in natura. Un'emergenza parallela a quella del virus riguarda la salute mentale di molte fasce d'età, che se ieri era messa a dura prova dal precariato o dallo stress accademico, oggi è minacciata dagli effetti attestati dell'isolamento o del contatto prolungato con familiari o partner abusanti.
Aggiungere carico creando una narrativa bellica intorno a quella che è un'emergenza sanitaria e in quanto tale di diverso tipo, toglie credibilità al mestiere. Nella corsa al titolone e al primato della notizia si rischia di incendiare delle polveriere e di strozzare la capacità di elaborazione del singolo giornalista. Questa emergenza, forse, può insegnare alla stampa a decelerare in favore dell'ordine. Europa oggetto tanto di attenzione che di contestazione. Cecilia Gaudenzi analizza una frase del Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Una storia difficile da raccontare, quella delle ultime settimane. Il Covid-19 sta riscrivendo i codici di comportamento e convivenza tra i singoli e a livello internazionale. La durata della pandemia costituisce un segmento preciso sulla linea temporale. Esiste un prima ed esisterà un dopo, quando dovremo fare i conti con quanto avvenuto e le dinamiche del mondo che conoscevamo saranno diverse. Il virus non rispetta confini né gerarchie politiche o sociali. In troppi, nel nostro continente, chi prima e chi dopo dall'inizio di questa emergenza, hanno cercato di guardare solo i propri interessi quando l'Europa aveva bisogno di spirito di unità e dimostrare che non si tratta di un'unione di sola facciata. Così, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen critica la scarsa solidarietà tra gli Stati europei e lancia un allarme. Siamo a un bivio. O lasciamo che il virus ci divida o agiamo insieme. Le divisioni sono ben note. I paesi del sud, Italia, Spagna e Francia, chiedono un fondo di garanzia comune e risorse per affrontare l'emergenza senza strozzare la ripresa. I paesi del nord, Germania, Olanda e Austria, non sembrano però collaborare. Se questa divisione non si ricompone, il futuro della UE potrebbe essere a rischio. L'unica speranza per evitare la spaccatura tra ricchi e poveri è agire insieme come un continente forte. Quando la pandemia sarà passata, gli europei si ricorderanno chi ha agito, le decisioni prese e quelle rimaste incompiute. Nessuno Stato può gestire questa crisi in autonomia. È solo aiutandoci gli uni con gli altri che possiamo aiutare anche noi stessi. La storia è anche la somma delle cose che potevano essere evitate e la storia ci guarda. Facciamo la cosa giusta insieme, non con 27 piccoli cuori, ma con uno unico, grande. Ed è con questo appello, al viva l'Europa, che la von der Leyen conclude il suo intervento. Continuiamo a parlare di Europa ritornando sul Corriere della Sera. Un'altra frase di Savernini, analizzata e commentata da Ferdinando Damiano. Se l'Europa fosse nella situazione della Lombardia, cambierebbe tutto. La dichiarazione fatta da Beppe Savernini al Corriere ha una sua logica, soprattutto se riguarda l'ecatombe che da quasi un mese sta falcidiando la Bergamasca. Peccato però che la prima sia una regione e l'altra il vecchio continente. Dunque, per quanto si possa provare a fare una comparazione, essa risulta controproducente ed erronea. Le ragioni sono molto semplici e sono due. La prima riguarda la dimensione puramente geografica, con la Lombardia che si attesta sui 10 milioni di abitanti, mentre l'Europa ne ha circa 446 milioni. La seconda riguarda il fattore umano, perché se viene letta superficialmente, con la dichiarazione veicola il messaggio che nell'Unione tutto sia per così dire tranquillo. I numeri, soprattutto per quanto concerne Spagna e Francia, però, dicono altro e sono spaventosi, con oltre 5.000 morti nella penisola iberica e 1.700 nella patria dell'illuminismo, a cui vanno aggiunti 40.000 contagi risalenti alla scorsa settimana. Come se non bastasse, anche paesi che per qualche strano motivo finora si ritenevano immuni, quali Inghilterra e Turchia, sembrano essersi resi conto che non sono invulnerabili. Dunque, invece di fare polemiche e pensare sempre al complotto, sarebbe più utile ricordare che siamo tutti nella stessa situazione e il primo passo per uscirne è sentirsi fratelli provenienti dall'Europa, nostra grande e unica patria. Il coronavirus spingerà tutti a un cambio di vita. E spesso i cambiamenti non sono semplici. Stefano Boffa riflette partendo da una frase dello sportivo Alex Zanardi. La vita è soggetta a continui cambiamenti a cui è difficile abituarsi. Lo sa bene Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, che in una reclame per BMW Italia ha voluto lanciare un messaggio accompagnato dall'hashtag Insieme per ripartire. In un momento così, più che di un nuovo modello di auto, abbiamo bisogno di un nuovo modello di vita. I cambiamenti nella vita non sono facili da accettare e io ne so qualcosa. Il suo è un appello empatico dove invita gli italiani a coltivare la resilienza e la speranza per uscire fuori da questa crisi sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19. Quello io ne so qualcosa è emblematico. Lui, Zanardi, che perse le gambe nel lontano 2001 a causa di un incidente in gara che gli ha completamente stravolto la vita. Costretto a reinventarsi nel mondo dello sport, ora è diventato un asso del paraciclismo, riuscendo a vincere 6 medaglie olimpiche tra Londra e Rio de Janeiro nella disciplina dell'handbike.
Certo, la vita durante e dopo la quarantena è e non sarà più la stessa di prima, ma non è detto che domani non possa essere migliore rispetto a ieri. Il cambiamento porta con sé dolore, ma anche nuove occasioni per imparare. Gianluca Grasso riflette sulla frase del vescovo di Bergamo, Francesco Beschi. Serve ossigeno non solo per i polmoni, ma anche per la nostra vita civile, per le relazioni, per l'economia e per l'anima. In questo momento la sofferenza è grande. Con queste parole il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, ha fotografato il dramma che sta attraversando non solo la sua comunità, ma l'Italia intera. La Lombardia è la regione che più sta pagando in termini di contagi e deceduti, ma ogni area del territorio italiano piange un proprio caro, caduto sotto i colpi letali di questo terribile virus. Ariano Irpino è il paese più colpito della provincia di Avellino, 69 contagi e 6 deceduti. All'improvviso, intere famiglie sono state travolte da quest'onda maligna senza avere la possibilità di organizzare una difesa. C'è chi ha vinto, chi sta lottando e chi purtroppo ha perso la propria sfida. Sono 3 settimane che in città il terrore ha preso il sopravvento sopra ogni cosa. Tutti dentro, tutti nelle proprie abitazioni, sperando che questo periodo passi in fretta senza fare ulteriori danni. All'improvviso ci siamo ritrovati tutti a trascorrere giornate intere nelle proprie mura domestiche, tempo utile per riflettere su noi stessi, sulle nostre priorità, in generale sulla nostra vita. Monsignor Beschi ha esclamato: chiediamoci se siamo disposti a cambiare, pronti ad imparare. Ognuno di noi sarà una persona diversa quando l'emergenza sarà terminata. Porteremo per sempre segni indelebili nella nostra anima. Cambieranno modi di vivere, priorità, relazioni, scale di valori. Forse non avremo mai più tutto questo tempo a disposizione per guardarci allo specchio. Il destino ci ha fornito una chance grossa per rimediare ai nostri errori, alle nostre mancanze. È un treno che non possiamo perdere perché non passerà più. E allora riflettiamo guardandoci allo specchio, consapevoli che tutti abbiamo imparato qualcosa. Sicuramente ognuno di noi si sentirà pronto al cambiamento per rendere la propria vita semplicemente migliore di quello che era prima. Anche questa edizione del Radio Giornale si conclude. Grazie per la fiducia e la vostra attenzione. Buona serata.